ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, ieri purtroppo, anzi oggi, ho dovuto bannare come sempre qualcuno in pagina, anche che mi seguiva da molto, perché quando si sminuisce la mia opinione, sapete benissimo, banno, perché è nato questo discorso sul centrocampo, sui centrocampisti, sui centrocampi che per me sono superiori al nostro, anche in Italia, quello della Lazio, quello dell'Inter, qualora arrivasse Eriksen. E quello del Napoli, e su quello del Napoli molti hanno detto: ma cosa? Ma sto Dem chi è? Ma Fabian Ruiz è un bidone. Quando l'anno scorso mi ricordo i commenti su Fabian Ruiz e penso non si sia imbrocchito in una stagione, è coinvolto in una stagione pessima da parte di tutto il Napoli. Dem non è che è scarso semplicemente perché non lo conoscete, eh? Cioè, Dem è un mediano, ok, è un signor mediano. Giocava nell'Ipsia che era primo, che è primo tra l'altro ancora in Bundesliga, e quindi non significa, e poi agli ottavi finali di Champions League, non significa assolutamente che sia scarso semplicemente perché non lo conoscete voi. E poi per me bisogna vedere in prospettiva, poi Haaland ovviamente ha 28-29 anni, che per me però è superiore a questo Matuidi e a questo Rabiot. Fabian Ruiz tecnicamente di personalità l'abbiamo visto anche agli europei Under 21 un paio di anni fa, è superiore a Bentancur e anche meno irruento di Bentancur. Quindi in prospettiva e sulla carta, ad ora per me il centrocampo è il Napoli, poi per essere più forti in mediana di Pjanic non ci vuole una scienza, però anche Dem per me può dettare meglio i tempi di Pjanic. Ieri una partita, lo so, ma non è per la partita di ieri, perché poi mi informo, anche tramite Emilio ad esempio, mi scouting, o poi ti vai a comunque informare di che giocatore è e capisci che non è un giocatore, non è un fenomeno, ma non è neanche un giocatore da buttare, ok? Non è un bidone e per me non è inferiore a Pjanic. Quindi per questo ho fatto la valutazione, soprattutto in prospettiva del centrocampo del Napoli, perché se noi giudichiamo le altre squadre perché o gli altri centrocampi perché sono dietro a noi o hanno 27 punti in meno di noi, allora qualora giocassero Modric, Casemiro e Kroos in un Parma, faccio un esempio, ok, sarebbero scarsi di conseguenza perché insomma sarebbero tre giocatori in una squadra da settimo o sesto posto. Cioè, dai, cerchiamo di essere seri. Comunque, arriviamo al dunque del video, cioè siccome molte volte facciamo sto paragone, Klopp, Sarri. Anche lo stesso Sarri prende ad esempio il Liverpool di Klopp per gioco, parla di 4 anni, del quarto anno nel quale ha vinto la Champions League Klopp, però per me non va fatto il paragone con Sarri, o meglio, andrà fatto fra 4 anni con Sarri e con la sua eventuale Juventus, qualora non venisse esonerato prima o lui non si dimettesse prima, insomma. Il paragone, se vogliamo fare un paragone con la Juventus e con la filosofia della Juventus che ha avuto negli ultimi anni, bisogna farlo, ok, con la Juventus di Allegri, perché Allegri in 5 anni con una sua filosofia e negli ultimi anni anche abbastanza arrogante e presuntuosa, bisogna anche dirlo, e si vede anche, si è sentito dalle dichiarazioni dopo l'Ajax, abbiamo perso per 4 contropiedi loro, quando invece hai perso semplicemente perché ti hanno bombardato sia da loro sì in casa, soprattutto in casa tua, va bene, ma bisogna farlo proprio con il Liverpool di Klopp, cioè tra Liverpool di Klopp e Juventus di Allegri, perché? Perché 5 anni di quella filosofia di Allegri, le due finali, se non le vinci, se non le porti a casa neanche una, contano 0, 0. Il Liverpool è partito 4 anni fa, che era molto indietro rispetto a noi, ed è arrivato a fare due finali di seguito, però la seconda l'ha vinta, una Champions l'ha vinta in questi 4 anni di Klopp, con quella filosofia, con Klopp che comunque ha fatto da manager, non hanno preso chissà che campioni, ma hanno preso giocatori funzionali al progetto Klopp, e con quella filosofia di gioco, vuoi o non vuoi, con quella filosofia di gioco di Klopp, ok, alla fine hanno portato a casa la Champions League. Con 5 anni di quella filosofia attendista di Allegri non ne hai portata a casa nemmeno una. Colpevole anche la società, assolutamente, che ha distrutto un centrocampo, secondo me il centrocampo più forte o comunque uno dei centrocampi più forti al mondo in quel momento, bastava sostituire Pirlo, però siccome noi siamo la società,
fantastica che vende i giocatori perché sbattono con la Ferrari, perché ubriachi, e allora vendono i migliori giocatori per queste stronzate. Da altre parti prendono il giocatore, gli danno una grande multa, una pesante multa, però poi lo reintegrano in squadra. Invece noi siamo ovviamente santi, no? Siamo, non lo so, boh, probabilmente c'è un codice nella Juventus che è la Bibbia, perché di fatto bisogna essere perfettini. Nessuno sbaglia, nessuno ha mai sbagliato in società, evidentemente, ma va bene. Ovviamente sono cioè è una cosa retorica quello che ho detto. Però, giusto per essere, diciamo, per essere chiari, ripeto, il paragone con il Liverpool di Klopp va fatto, ok, prendendo ad esempio la Juventus di Allegri e non la Juventus di Sarri, perché la Juventus di Sarri è al primo anno e ovviamente non si può paragonare al Liverpool di Klopp, perché anche il Liverpool di Klopp e lo stesso Klopp al primo anno in Liverpool ha avuto tantissime difficoltà. Punto. Ok, e ripeto, paragonando le due filosofie di gioco tra quella di Klopp e quella di Allegri, di fatto con 4 anni, questo è il quinto anno di Klopp, però in 4 anni di Liverpool, di Klopp, appunto, con quella filosofia lì, una Champions League se l'è portata a casa. Con 5 anni di quella filosofia lì di Allegri, ok, non abbiamo portato a casa nemmeno una Champions League. Ok? Colpa, ovviamente, non è solo colpa di Allegri se abbiamo solo due Champions League, ma è giusto per farvi capire, è colpa anche della società, sicuramente. Infatti, l'unico che allenatore che ha alzato la voce, che voleva qualcosina in più, è stato Conte, che ho criticato per quello che ha detto dopo, non per come se n'è andato, sinceramente, ma va bene, perché si era stufato di essere un allenatore aziendalista. Voleva, pretendeva, ma pretendeva senza alcun diritto, secondo me, perché anche Conte comunque poteva fare sicuramente meglio, soprattutto in Europa League, quando lui preferì 102 punti in campionato, fare i record in campionato, piuttosto che portare a casa un secondo trofeo stagionale. E lì Conte si è giocato, secondo me, ogni carta e ogni diritto sul mercato nell'estate successiva. Quindi Conte non aveva nessun diritto. Però, tanto per farvi capire, quando un allenatore alza la voce e vuole essere più di un allenatore aziendalista, magari una specie di manager, come succede in altre parti d'Europa soprattutto, gli dicono, quella è la porta. Assolutamente. E su questa cosa qui sono sempre stato contro società. Però dall'altra parte, quelli che hanno sempre difeso Allegri, ok, perché io Allegri l'ho difeso per 3 anni e non ce l'ho tanto con Allegri, anche se negli ultimi anni ha perso molti punti. Però, ce l'ho molto di più con quelli che lo difendono e l'hanno difeso sempre, ok? E poi, carta alla mano, ripeto, il paragone non va fatto con la Juventus di Sarri, carta alla mano, due filosofie di gioco totalmente diverse, ok? 4 anni Klopp con il Liverpool, senza avere chissà che campioni, ha portato a casa una Champions League dopo due finali giocate. 5 anni di Allegri, due finali giocate, nessuna vinta, con quella filosofia totalmente opposta a quella di Klopp. Punto. Questo è il dato di fatto, ok? Giusto per farvi capire con quale Juventus bisogna fare il paragone. Poi con quella di Sarri, il paragone lo faremo fra 3-4 anni, ok? E se steccherà Sarri, andrà detto, ma non bisognerà cambiare filosofia di gioco, perché sennò si ritornerà indietro, invece che andare avanti. Si potrà cambiare allenatore con un'altra filosofia, con la stessa filosofia, magari propositiva e quant'altro, ma non tornare agli allenatori pragmatici, attendisti, perché così in Italia ti va bene, in Europa no. Ripeto, il male nostro è stato che non abbiamo avuto nessuna contendente importante in questi anni, ok? Che ci abbia fatto soffrire veramente, e ci abbia magari anche preso qualche scudetto, perché questo ci ha fatto adagiare molti tifosi anche oltre che la società, e quindi per questa cosa, per i 5 scudetti di fila che ha vinto Allegri, tutti dicono, ma ha vinto 5 scudetti, ma ha portato a casa 11 trofei, e questo e l'altro quell'altro. Ma vinciamo da 8 anni in fila, però quando chiedi, ok, ma da quanti anni vinciamo? Anzi, non vinciamo in Europa, la Champions League soprattutto. Stanno zitti e dicono, ma i fattori, gli arbitri, gli episodi. Ripeto, siete i napoletani d'Europa. Ok. Bene, detto questo, vi auguro buona giornata a tutti, sempre comunque fino a fine Forza Juventus, ma comunque riflettiamo su questa cosa, sui paragoni e sul nostro centrocampo e anche le cazzate che vengono dette da altri juventini. Sul centrocampo del Napoli, che non è più forte del nostro, perché Demme non lo conosco, perché lui ci sta facendo cagare, perché sono
dodicesimo in campionato. Sono cose che con il calcio veramente non hanno nulla a che vedere. Buona giornata a tutti.